ecco, possiamo dire si ricomincia a fare sul serio questa partita con il Monopoli, una squadra, diciamo, anche con chi ha parlato in settimana, un po' rognosa, una squadra che di certo non merita in un certo senso la classifica e bisogna prendere con le molle. Sì, ma tutte le partite, e poi ovviamente quelle squadre che in questo momento hanno un certo distacco da noi, diciamo che sulla carta non hanno nulla da perdere, quindi possono giocare mentalmente sgombri da ogni tipo di pensiero, ma noi sappiamo che il pericolo è nascosto dietro l'angolo, come di solito dico, e c'è da prestare la massima attenzione, anche perché anche se l'ultimo risultato in casa contro la Casertana l'ha vista soccombere, però è una squadra che gioca con un'idea ben precisa e gioca in maniera corale, ecco, non ho visto nella maniera più assoluta una squadra alla deriva, anzi, fosse stata una squadra così non sarebbe andata a Lecce a fare il risultato, quindi conferma a maggior ragione quello che sto dicendo. Per tale motivo c'è da prestare attenzione, ma i ragazzi sono stati ampiamente avvisati. Ecco, se è stata una preparazione lunga, diciamo, anche per questa ripresa del campionato, proprio con la partita di Forme non abbiamo visto Canutì, e anche in settimana non l'abbiamo visto allenare non abbiamo visto allenarsi con il gruppo. Ci può dire qualcosa su questo? Sì, no, lui ha dei problemi che si sta portando dietro da un po' di tempo, non è il caso di forzare oggi, anche perché c'è il campionato, tutto un girone di ritorno quasi davanti, e bisogna recuperare tutti al meglio, ecco. Adesso andare a forzare la mano per poi compromettere eventualmente il cammino del ragazzo, e per noi è uno importante, uno che riesce a determinare, è opportuno cercare di recuperarlo, ma totalmente, ecco, così da poter essere a disposizione nostra quanto prima. Ecco, la prima parte della Juve Stabile, il campionato è stato davvero importante, se si è prima in classifica non si può dire altro, però ecco, un po' di acquisti da parte della Juve Stabile, la società che mette a disposizione i calciatori di qualità, ecco il suo pensiero in merito a questi acquisti, soprattutto l'ultimo, l'amico Santa Croce. Ma allora, noi siamo partiti cambiando quasi completamente la squadra, ed è ovvio che quando vai a cambiare tanto come abbiamo fatto noi non riesci ad azzeccare tutto, saremmo stati probabilmente dei profeti e non credo che ce ne siano molti sulla faccia della terra. Fatto sta che sulla carta questa era una squadra che presentava un 11 base che poi il campo prontamente ha ribaltato per infortuni, per situazioni personali, cioè, fa parte del calcio, ma è la vita che è così. Ed è ovvio che oggi chi trova poco spazio ha desiderio di giocare, di far vedere il proprio valore, perché c'è, ma poi c'è anche un altro concetto da esternare, che nel momento in cui sono stato contattato il presidente mi ha pregato vivamente che questa squadra seguisse una linea comportamentale comune, che non ci fossero personalismi, e quindi, ma questo lui lo pretendeva dal più vicino suo collaboratore, quindi dirigente, fino all'ultimo che chiude la porta dello stadio, e noi stiamo cercando di seguire quella strada, dove ci sono persone che sono capaci di mettere in campo tutto quello che hanno a favore di uno stemma e non del nome che portano dietro alla schiena, perché questo deve essere il nostro modo di vivere. È normale che chi si stacca da questo principio difficilmente riesce a trovare spazio in questo gruppo. Questo non vuol dire vincere, ma questo vuol dire almeno giocarsi tutte le carte per vincere. Ecco, come si stanno integrando i nuovi arrivati al gruppo? Ma ovviamente c'è bisogno di tempo, anche perché diciamo che Canutè ha qualche giorno in più rispetto a Cutolo, ha quasi zero se non una presenza oggi Paponi, quindi è fresco di giornata il suo inserimento, e dobbiamo fare attenzione a capire i loro momenti e a capire anche come interiorizzano il lavoro, chi è più pronto, chi è meno pronto, c'è da lavorare. Ma c'è da lavorare per loro, ma c'è da lavorare per tutti quanti, lo sanno, perché il nostro cammino certamente non si è bloccato e non si ferma, perché troviamo sempre qualcosa dove poter migliorare, e questo credo che sia l'aspetto più bello di questo gruppo.
dalle sue parole si evince che molto probabilmente vedremo Santa Croce in campo, visto che lui l'ha fatta tutta la preparazione, tutta, diciamo, il giorno d'andata con lei, ma soprattutto ecco, la situazione degli altri. Detto di Canuti, come sono gli altri fisicamente, come stanno? No, gli altri stanno abbastanza bene, poi c'è da, ovviamente il campo dirà la tenuta effettiva e anche, come dicevo, l'interiorizzare quello che stiamo cercando di proporre. Per quanto riguarda Santa Croce, ovviamente noi dovevamo completare un reparto visto la partenza di Diamente e di Petricciolo, quindi necessitavamo di una figura anche esperta in quel reparto. Fabiana ha fatto una scelta, credo che non so in quanti l'avrebbero fatta come lui, ha preferito rimanere qui gratuitamente per dare il suo contributo, per dare la sua professionalità, così come è andata dal primissimo giorno, da quando ci siamo trovati in ritiro. Sposando un ideale, lui ha utilizzato la frase "io voglio giocare a calcio", che la dice lunga su quelli che sono tante volte le scelte di tante persone, e uno del suo passato, col suo vissuto, con le sue partite alle spalle, con il suo pedigree, e fare una scelta del genere credo che ci renda orgogliosi a tutti quanti noi, perché vuol dire che l'abbiamo catturato dal punto di vista professionale, dal punto di vista anche comportamentale, e lui ci sta ripagando con i suoi atteggiamenti sempre propositivi, perché non ha mai saltato un allenamento, sempre in testa al gruppo, sempre intento a dare suggerimenti e consigli. Ovviamente oggi c'è quel documento che lo certifica, che fa parte della nostra squadra, ma non avevamo bisogno certamente di quel certificato, perché noi l'abbiamo sempre considerato tale, e la sua presenza sicuramente ha dato lustro allo spogliatoio, ma ha dato anche una certa consapevolezza che ha lavorato a fianco di Santa Croce. Poi ha rifiutato anche la Cina, quindi è dimostrazione che lui appunto vuole giocare a calcio. Sì, non è semplice perché si è messo in discussione nuovamente, perché vuole levarsi qualche soddisfazione, ha messo da parte quello che probabilmente in tanti in questo momento l'avrebbero catturato, che è un compenso economico piuttosto importante. Probabilmente poteva fare questa scelta, ma l'ha fatta nella consapevolezza che doveva soddisfare prima i suoi bisogni, che erano quelli di sentirsi realizzato come persona e non a livello economico. E questo ovviamente gli fa onore e lo ringrazio per la scelta che ha fatto, perché veramente non è assolutamente semplice. Dopo 3 settimane di stop si teme un eventuale affaticamento dei ragazzi nel riprendere i ritmi dei 90 minuti? Ma questo vale per tutte le squadre, non solo per noi, ma noi abbiamo lavorato senza considerare questo aspetto, perché abbiamo cercato di lavorare per sentire meno fatica. Ovviamente manca la partita ufficiale da quasi un mese, ma così come è per gli altri, quindi non ci vede sfavoriti e non vede favoriti nessuno rispetto a noi. Quello che abbiamo cercato di tenere alta è stata l'atteggiamento, la mentalità, la voglia di fare tutto il possibile, ripeto, per cercare di vincere, perché poi siamo sotto al cielo e può succedere qualsiasi cosa, ma almeno nell'idea abbiamo cercato di sbagliare poco. In settimana abbiamo sentito Sasa Bruno, uscirà l'intervista nel match program che distribuiamo gratuitamente allo stadio, quando lui dice io ero sicuro che Fontana arrivava in alto, e soprattutto ecco, io so che lui è un fissato, uno che si applica, uno che studia tanto, e fra l'altro ha studiato anche corsi di psicologia. Allora ci conferma che quando noi la definiamo ecco, Fontana psicologo, non sbagliavamo. No, diciamo che questo aspetto mi ha catturato tanto, perché l'ho vissuto personalmente, quindi so che cosa vuol dire vivere un cambiamento dal punto di vista mentale, dal punto di vista emozionale. Quando ho deciso di fare questo mestiere mi sono posto delle domande, e certamente quelle che riguardavano il campo, il sistema di gioco, la tattica, sì, fa parte del nostro mestiere, perché dobbiamo fare calcio, ma non mi gratificavano al massimo. Quello che ho cercato di mettere dentro è che mi sono posto io la domanda come se fosse ancora calciatore, cioè che cosa vorresti tu dal tuo allenatore ideale? E la mia mente ha fatto un percorso a ritroso velocemente e ho capito che in alcuni momenti probabilmente la figura dell'allenatore mi poteva aiutare per vincere certe resistenze, per vincere certe paure, certe debolezze che fa parte di ognuno di noi, e quindi ho voluto studiare questi aspetti per avere più strumenti per aiutare nella crescita i ragazzi, perché
Quello che cambia dal lavoro settimanale alla partita è l'aspetto emotivo, perché non cambiano le gambe, non cambia la struttura fisica, non cambia la struttura tecnica e neanche quella tattica, e cambia l'emozione, cioè come uno si rapporta con l'evento della gara. E quindi portare i giocatori diciamo da questo punto di vista, appunto di vista emozionale, più vicini alla performance perfetta è la mia soddisfazione più grande. Poi ovviamente ci sta l'errore di campo, che l'abbiamo fatto tutti e continueranno a farlo, però io sempre dico che quando uno sbaglia perché ha un'idea e ha un messaggio da trasferire, si accetta anche quell'errore. Quando uno invece vedi che con la testa sta tra le nuvole, come suol dire, vuol dire che è staccato da quello che dovrebbe fare, che è la partita, il tema a cui è proposto a fare in quel momento. Su quale elemento si è soffermato particolarmente per preparare il match di domani contro il Monopoli? Non è per il match del Monopoli, ma per il nostro modo di continuare a vivere, che è quello che ho ribadito, un concetto fondamentale espresso già all'inizio dell'anno, che per vincere qualcosa nella vita non sempre vince quello che è più bravo, quello che ha caratteristiche migliori delle nostre, vince chi ha sicuramente delle doti, ma vince soprattutto chi ha la voglia di vincere. E abbiamo cercato di allenare questo aspetto, cioè la voglia di arrivare prima sulla palla dell'avversario, la voglia di costruire sempre per cercare di arrivare in porta, verso la porta dell'avversario. Queste sono un po' le caratteristiche sulle quali abbiamo fondato questa squadra, abbiamo cercato di condizionarla anche in questo periodo. Capitolo tifosi, si stanno accendendo anche per questa campagna acquisti importante fino adesso della US Hub, che ci saranno anche altre sorprese, ma ecco, lei vuole fare più il pompiere oppure è d'accordo che diciamo, questa campagna acquisti fino adesso può fare davvero il salto di qualità a questa US Hub? Dunque, noi quando siamo andati a pescare quello che il mercato offriva, ripeto ancora una volta, siamo andati a pescare laddove c'erano ovviamente le caratteristiche che interessavano a noi, ma soprattutto abbiamo puntato sulla struttura morale dei ragazzi, e sappiamo che Cutolo ha ancora voglia di mettersi in discussione, lo stesso Paponi è un elemento che in questo momento la cessione dispiace i tifosi del Latina, dispiace lo stesso allenatore, e quindi vuol dire che è una persona affidabile, e quando questi segnali arrivano è ovvio che catturano la mia attenzione e l'attenzione della società. Nessun volo pindarico, perché non si vince con la campagna acquisti, ma si vince, come dicevo prima, con la voglia di mettere tutto in campo. Poi ovviamente la nostra intenzione è quella di migliorarci, quantomeno non abbassare quello che abbiamo fatto finora. Poi se dovesse capitare, ovviamente siamo lì e lavoriamo per ottenere il massimo da ogni situazione.